Non c'è solo il basket fasano nel cuore dei tifosi riuniti sotto il nome di SAT, Sazop Tust. In italiano si sbatte duramente. In pratica un gruppo di appassionati di pallacanestro che di spavaldo ha solo il nome. Con il passare del tempo si è fatto letteralmente in tre. Il primo amore è per la squadra locale, ma il sostegno è stato offerto anche a Mola New Basket e a P Monopoli in questa stagione. È il primo esempio di tifoseria itinerante, nata nella stagione 2010-2011. All'inizio SAT era solo la firma per gli striscioni di incoraggiamento alla squadra, poi sono arrivate felpe, magliette e sciarpe, apprezzate e richieste anche dai giocatori che si sono alternati al tenso statico di Via Galizia a Fasano. Novità di quest'anno, la coratissima fanzine informativa distribuita alle partite in casa e la presenza costante a tutte le trasferte, anche quelle più lontane. E non per forza al seguito della propria squadra, come insegna la storia recente. Quando Sibilio, ex Fasano, passa alla P Monopoli, il gruppo SAT si affaccia al Pala Ipsiam per sostenere lui e i suoi compagni. Stessa storia con Mola New Basket, nelle cui fila militano altri giocatori che a Fasano hanno lasciato il cuore, come Damasco e Manchisi. L'esperimento va bene e in occasione della partita di playoff contro Campli arriva addirittura un invito ufficiale della società, oltre a una richiesta di taglie, maglie su misura in cambio di tanto calore. Scambio accettato da parte del SAT. Un solo gruppo per tre squadre: Fasano in C regionale, AP Monopoli in D, Mola in DNC. Tre campionati diversi, tre amori possibili, almeno finché ognuna non sappia dell'altra.